Ben ritrovati in compagnia delle interviste di SPS Italia 2016. Parliamo con il presidente di Assofluid, Domenico Di Monte, grazie per essere con noi. Grazie a voi per avermi invitato. Subito le chiederei di anzitutto spiegare di cosa si occupa Assofluid e soprattutto capire anche il valore della partecipazione in SPS. Allora, innanzitutto grazie mille per l'invito, perché parlare di Assofluid in un contesto, diciamo, anche prestigioso come quello di SPS è sicuramente importante. Noi rappresentiamo fondamentalmente come associazione tutte le aziende, tutto il comparto di aziende che operano in pneumatica e olio idraulica, quindi tutto ciò che è fluid power, come lo definiamo. Per cui essere qui, diciamo, in SPS, dove si parla di automazione, sapendo che la nostra tecnologia è uno dei pilastri, insomma, che sorreggono questo ambito più ampio che riguarda appunto l'automazione, è sicuramente importante. È importante sottolineare anche come questa collaborazione con SPS, con Frankfurt Messe in particolare, che organizza la manifestazione, e poi vada anche oltre la manifestazione in sé, e ci permetta in qualche modo di veicolare e di presentare, di veicolare contenuti relativi al nostro settore e di presentarli in tutti i contesti dove questo può avere senso per i nostri associati, nei confronti dei clienti e nei confronti anche di tutto il panorama industriale, in modo che possiamo dare valore a quello che di fatto è un'eccellenza del nostro paese. Due dati, giusto per inquadrare ciò di cui stiamo parlando. Assofluid rappresenta un comparto che in linea di massima ha un giro d'affari di circa 3,7-3,8 miliardi di euro, 25.000 addetti, 800 aziende sul territorio nazionale, e soprattutto siamo il secondo paese per produzione, ma anche per mercato in Europa dopo la Germania, e il quinto a livello mondiale dopo le potenze cinesi, Stati Uniti, Giappone, Germania appunto. Quindi noi ci poniamo, diciamo, in un'ottica non solo italiana ma addirittura mondiale, come comparto che rappresenta veramente in questo caso un'eccellenza che peraltro, e questo è un dato che mi fa particolarmente piacere, è in crescita rispetto al 2015, è cresciuto rispetto al 2014 per entrambi i comparti, sia l'olio idraulico che la pneumatica, e il 2016, abbiamo i dati del primo trimestre, si è chiuso comunque con una mantenendo questa crescita, perlomeno per quanto riguarda il fatturato. Poi dovremo analizzare bene gli ordini, però siamo fiduciosi che possa tenere. I dati sono in crescita perché aumenta la consapevolezza delle aziende e dei manager, o perché davvero la crisi iniziamo a lasciarcela alle spalle? Allora, qui comunque rispondo, potrei sbagliare, nel senso che in realtà la previsione in questo momento è uno degli sport più, diciamo, praticati e che non spesso porta a fare delle belle figure. Detto questo, io parlo di dati concreti, per cui se parliamo di pneumatica, per esempio, il mercato è cresciuto per quanto riguarda il fatturato del 10% nei primi tre mesi del 2016. E avevamo chiuso un 2015 con oltre l'8% di crescita. Quindi il fatto che stia mantenendo questo trend sicuramente ci dà molta fiducia e ci rende quantomeno ottimisti verso il prossimo futuro. Per la parte di olio idraulica abbiamo chiuso in crescita, in realtà gli ordini sono in leggera flessione, lì ci sono delle dinamiche un po' diverse, soprattutto in termini di tempistiche, perché il time di consegna, adesso non voglio entrare nel tecnico, però tra ordine e consegna, diciamo che passa più tempo nella parte idraulica rispetto a quella pneumatica, per cui bisogna analizzare un periodo più ampio per avere un'idea di quello che poi succederà. Sono fiducioso che non ci sarà una così grande flessione, ma che possa comunque tenere, ecco. Dall'altra parte invece c'è una crescita, e mi sembra che anche l'integrazione meccatronica, il fatto che ci sia che il tema dominante in questo momento sia appunto l'industria 4.0, e quindi un cambio fondamentalmente, un'integrazione di tecnologie che prima magari non erano proprie di questo comparto, abbia aiutato l'intero comparto a svilupparsi ulteriormente. Io leggo a quello un po' la crescita, oltre che una ripresa generale, evidentemente. Partendo dalla vostra esperienza, dall'esperienza delle aziende appunto che collaborano con voi in qualche modo, l'industria 4.0 resta ancora un obiettivo a lungo termine o in qualche modo è anche una realtà che per qualcuno si concretizza? Allora, sull'industria 4.0 secondo me ci sarebbero da fare dei ragionamenti un po' più ampi, perché
quando noi parliamo di industria 4.0 o di smart manufacturing, a seconda che utilizziamo il termine tedesco, l'accezione tedesca, industria 4.0, o quella americana, smart manufacturing, stiamo parlando di un modello che è stato definito adesso in questi due modi, da questi due stati, no? Ma non che non esisteva in precedenza e non esisteva in Italia piuttosto che in altri paesi. Quindi lì è stata fatta un'operazione di marketing molto importante, per cui è stata presa, diciamo, è stata battezzata questo metodo, questa tipologia di approccio, questo paradigma, no? Di gestione da un lato della produzione e dall'altro anche delle informazioni che provengono dal cliente piuttosto che dai fornitori, e quindi il fatto di averlo battezzato per primi ha fatto sì che si fissasse la nascita, no? Nel 2011 per la Germania, sì. Fattispecie. Detto questo, questa breve introduzione mi serve per dire che in realtà l'industria 4.0 c'è già e c'è già da tempo, c'è anche in Italia e riguarda in maniera differente grandi aziende, medie aziende e a volte anche aziende di più piccole dimensioni. È chiaro, magari in maniera un po' inferiore rispetto alla Germania come diffusione e come percezione anche, però di fatto bisogna definire che cosa si intende per l'industria 4.0 per capire se davvero è applicata. E se noi prendiamo un'accezione di industria 4.0 che prevede la produzione intelligente di prodotti intelligenti, no? Questa è la definizione più sintetica che mi viene in mente, beh di fatto questo è appannaggio di tante aziende italiane che già fanno, già utilizzano manutenzione predittiva, già fanno sistemi integrati, sistemi meccatronici in grado di essere integrati nel nostro comparto in macchinari più intelligenti. Noi esportiamo direttamente il 65% del fatturato come comparto. Se calcolo anche l'export indiretto superiamo l'80% di gran lunga. E in massima parte questi prodotti vanno, per esempio, in Germania. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che noi siamo già all'interno dei macchinari che vengono utilizzati in quella che è l'industria definita 4.0. Per cui di fatto qualcosa di 4.0 evidentemente produciamo già. Poi sul discorso dell'ampiezza, di quanto sia importante la grandezza aziendale per poter affrontare questo tema, beh lì allora sicuramente, come tutta la ricerca e sviluppo in generale, anche la grandezza ha un peso importante. Anche perché vuol dire investimento, se 4.0 vuol dire investimento, assolutamente. Detto questo però, secondo me c'è anche un aspetto che legato all'industria 4.0 e in particolare all'informatica, alla digitalizzazione e alla creazione di algoritmi per interpretare i dati che vengono raccolti, che permette anche ad aziende piccole di fare investimenti step by step, mentre invece per la produzione solitamente per sfruttare economie di scala bisogna investire in maniera importante da subito. Ecco, in questo caso permette di fare passi piccoli un po' alla volta e soprattutto permette, essendo legata anche a un tipo di intelligenza che non è necessariamente legata a grandi volumi, di poter sfruttare molti spin-off, per esempio di università, ci sono molti spin-off legati a soluzioni informatiche o digitali comunque, che poi vengono inglobati magari da aziende più grandi, per cui anche l'azienda piccola in realtà ha modo di avvicinarsi a questo tema. Anche per aziende più piccole, per alcune aziende più piccole, che però vuol dire che hanno dovuto investire in qualche modo negli anni in cui c'era il credit crunch, una crisi, Noi abbiamo una competenza che molti non hanno e che è alla base di quello che poi è lo sviluppo e l'utilizzo di tecnologie legate a 4.0. La competenza nell'effettuare processi produttivi, nel realizzare prodotti e nel concepire anche semplicemente produzioni in maniera integrata, è una competenza che va oltre il fatto di poi avere una tecnologia abilitante che ti permette di farlo. Noi abbiamo quello, e quando dicevo prima, con piccoli passi possiamo avvicinarsi, anche le piccole aziende possono sempre di più avvicinarsi a quella che è l'automazione spinta, come vogliamo chiamarla, o come la definiamo anche in questo contesto di fiera. Beh, io credo che il primo passo sia davvero quello più difficile, che è quello di avere la conoscenza per poter far fare alle macchine qualcosa. E poi man mano si possono integrare queste tecnologie. Forse anche qui c'è il valore di SPS, il fatto quindi di far conoscere ancora di più questa esigenza. Assolutamente, il valore delle fiere è questo, il valore di eventi come la tavola rotonda che abbiamo fatto con gli SPS, come Assofluid,
piuttosto che di altri incontri che facciamo periodicamente con end user che utilizzano i nostri prodotti, è proprio quello di diffondere le esigenze di questi settori tra i nostri associati e trovare in qualche modo quali possono essere degli argomenti comuni per affrontare e rispondere in qualche modo a queste richieste. Siamo giunti a conclusione, grazie a Domenico Di Monte, presidente di Assofluid, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. È tutto per questa intervista, proseguiamo ancora tra pochissimo.